La vita qui gira con un ritmo più lento. Ha ancora la forza delle tradizioni più conservative. Ogni gesto, ogni momento della giornata è come già iscritto in un codice di abitudini così radicate da sembrare immutabili. Abitudini e organizzazioni di lavoro di un'altra epoca sopravvivono talvolta in queste zone e finiscono per fissarsi per inerzia nel paesaggio umano. Ma solo oggi la gente comincia a sentirli per quello che sono. Casi tipici e straordinari fuori del tempo e della storia. Questo è lo stagno di Cabras, uno stagno così grande che lo chiamano il mare, Summare e Pontis. È proprietà privata, da quando nel 600 Filippo IV di Spagna lo cedette ad una famiglia italiana, i banchieri Vivaldi di Genova, che lo rivendettero agli attuali proprietari un secolo fa. I nostri progenitori sono entrati in possesso dello stagno in base a un atto pubblico di compravendita stipulato liberamente fra privati cittadini davanti al notaio Picconi di Genova nel 1853. In questo atto pubblico il nostro progenitore, che era un certo Salvatore Carca, ha acquistato lo stagno di Cabras e lo stagno di Santa Giusta da questi eredi Vivaldi per la somma di 1.225.000 lire. Che portate alle cifre dolci sarebbe? Penso che si aggiri sui 5 miliardi. Tutti quelli che lavorano nello stagno debbono accettare un complesso codice di disposizioni e sono inquadrati in speciali gruppi di pesca, detti colleghe, e distinti in categorie ben precise, a seconda del tipo di barca e degli strumenti che sono autorizzati ad usare. Questi si chiamano bogheris e possono pescare solo con piccole chiatte di legno e reti da posta. Veri e propri mezzadri dello stagno, i bogheris pagano il permesso di pesca consegnando al padrone metà di tutto quello che prendono. Per questo, quando sbarcano, c'è sempre ad aspettarli un uomo del padrone, che chiamano pesargiu, perché tocca a lui pesare il bottino e dividerlo in due, metà a loro e metà al padrone. Cabras, un paese a pochi chilometri da Oristano. 2000 case costruite con mattoni di paglia e fango, di cui 800 senza acqua corrente. 6000 abitanti, dei quali più di un terzo analfabeti. Un paese che vive quasi esclusivamente della ricchezza dello stagno e dove un tempo il padrone era veramente padrone di tutto. Quello che diceva il padrone non si discuteva, era così e basta. Era come i tempi quando scendevano i turchi qui. Prendevano una donna, se la prendevano per conto loro. Non era per forza, ma è come se fosse per forza. Era un dovere, perché se era servo di lui, lo comandava lui. Se voleva entrare in peschiera, era così. Se no, non ci passava neppure. Tutta la vita del paese ruota attorno allo stagno e a chi vi lavora. Bogheris, Shagoteris, Poigeris e in fondo i Palamitai, che vivono quasi ai margini, contentandosi delle briciole. Fra tutti i pescatori, i palamitai occupano il gradino più basso. In cambio della tassa annuale che pagano al padrone, devono contentarsi di pescare solo per 5 mesi e senza reti, servendosi soltanto di fiocine e palamiti, e esclusivamente nella zona che di giorno in giorno le guardie dello stagno stabiliscono al loro insindacabile giudizio. E non possono usare neppure le barche, ma solo certi natanti che si costruiscono da soli. Si chiamano fassoni. Tolti gli scalmi di canna e i loro sostegni ricavati dalle tamerici, il resto, perfino il banco di voga e il fermo per i piedi, è di un fieno palustre che qui chiamano spadua. Subito, vedendoli da vicino, è stato scritto, viene da pensare a singolari sopravvivenze di civiltà remote, pezzi ormai da museo. Uno studioso, il von Bayan, li ha collegati alle antiche imbarcazioni egiziane di papiro e alle barchette peruviane del lago Titicaca. Così, tutti quelli che pescano nello stagno obbediscono ad un ordinamento preciso, ad una rigorosa struttura a piramide. In cima sta il padrone e subito sotto di lui
la schiera di quelli che garantiscono la continuità del sistema, l'osservanza delle regole. I pesargius, i servi, le guardie. Chi è fuori della piramide è anche fuori dello stagno. E gli esclusi sentono questa limitazione, perché la pesca vuol dire il lavoro, il guadagno. Ma la vera pesca, quella che attua uno sfruttamento razionale della ricchezza dello stagno, si pratica nelle peschiere. I mezzadri vengono chiamati a turno come semplici prestatori d'opera ogni volta che i chiusi sono pieni e bisogna provvedere alla pescata. Ma il bottino delle peschiere è tutto per i padroni. Negli ultimi anni, e da più parti, è stata messa in discussione la legittimità di questa organizzazione del lavoro e soprattutto la proprietà privata dello stagno. La regione sarda ha chiesto che lo Stato dichiari demaniali queste acque, cioè che si affermi che tutti quelli che vogliono possono pescarvi liberamente, senza pagare nulla a nessuno. I padroni si difendono su un piano legale, sostenendo la natura prettamente privata del contratto d'acquisto, stipulato a suo tempo col re di Spagna dagli antichi proprietari, e rigettano l'accusa di avvalersi di diritti feudali. Feudali o no, sono diritti antichi che sembrano appartenere ad un'altra storia. Qui si lavora veramente sotto gli occhi del padrone. Il controllo diretto è affidato ai servi di peschiera, 8 uomini che, nonostante il nome, sono quasi in cima alla piramide. La loro posizione è molto invidiata e sembra alimentare una favolosa disposizione al mito in tutti gli altri pescatori, quando ne parlano. I servi di peschiera sono 8. Erano poveri. Prima di entrare in peschiera erano poveri. Come noi, anzi più di noi. Avevano tutto il mucco sul naso, neanche un calzone di cambiarsi. Perché uno, quando entra nella peschiera, esce come abbia trovato la casa di Dio. C'è da tutto. Pesce, carne, di tutto quello che c'è, perché è entrato lì una volta, è entrato nel paradiso, si arricchisce di soldi, di proprietà, di case, di tutto. L'acqua vita ce l'hanno sempre alla base delle mani, sempre le timingiane a piene, il vino nero e vernaccia non manca mai, ce n'è più lì se non nella cantina. E ogni cosa, ogni bene di Dio, se non si trova nella peschiera di Pontesi, ogni grazia di Dio non si trova in nessun posto. Queste peschiere si approvvigionano tutti i mercati dell'isola, dalle città più importanti ai piccoli centri dell'interno. I pesci sono muggini e i muggini in Sardegna si chiamano appunto pesci di Oristano, perché questo è il luogo da cui di solito provengono. La ricchezza di queste peschiere è quasi proverbiale. Sembra che essa possa dare tutto quello che si chiede, soddisfare tutte le esigenze del mercato, senza esaurirsi mai. Nel secolo scorso, del resto, esse erano conosciute come le più abbondanti e le più ricche di tutta l'Europa. Prima stagione, quando entriamo con le fiocine, noi siamo tutti insieme, siamo delle volte 30-40 pescatori, ognuno ha la sua barchetta di fieno, ognuno ha la sua barchetta, e abbiamo ad ognuno le sue attrezzi, le fiocine grosse ce ne abbiamo, fine, piede anguille, per tutto, e andiamo a cercare dei pesci, no? Nello stagno c'è l'erba, no? Il pesce si nasconde sotto l'erba, il pesce,
Siamo solo sempre all'incerta, però, sempre all'incerta. Il pesce è sotto l'acqua, non li vediamo. Ma quando si mette sotto la fiocina, noi tiriamo su, quando ce n'è, quando non ce n'è. E che cosa pescare? Pescare l'acqua sotto, l'altro non pescare. Ora che la controversia sulle acque dello stagno di Cabras è arrivata alle decisioni finali, anche questo aspetto particolare del paesaggio sociale della Sardegna che abbiamo conosciuto sta per evolversi verso forme di vita diverse.